Carlo Petrini, abbiamo detto, si impara facendo, no? Com'è nata questo legame con il Vescovo di Rieti, questa vostra conoscenza, questo feeling? Ma è nata innanzitutto l'elemento fondante è la Laudato Si. Nello stesso tempo l'esigenza di recuperare un luogo simbolico che diventa rappresentativo della rigenerazione e nelle corde di una realtà che a livello mondiale si può implementare attraverso la crescita di comunità. Quindi comunità della Laudato Si che si danno l'obiettivo principale di essere in sintonia con i dettami di questo straordinario documento, ma che si impegnano anche concretamente a rigenerare questo immobile e farlo diventare un elemento simbolo di rigenerazione in questa terra così martoriata. Abbiamo detto che no, il popolo non ha bisogno di ideologia, ha bisogno di progetti fattivi. Vogliamo illustrarlo in brevi linee, questo progetto, questa vostra idea? E com'è andata la sperimentazione dal tuo Piemonte? La sperimentazione in questa fase è quello di vedere persone che con passione riconoscono il valore della Laudato Si. Noi non dobbiamo nascondere che è questo documento straordinario è stato un po' preso sotto gamba sia dal mondo laico che da quello cattolico. Il periodo storico che stiamo attraversando esige che la più parte, molta gente entri a conoscenza di questi contenuti, perché sono dei contenuti fortemente innovativi e fortemente educativi. Quindi le comunità hanno questo compito primario, partire da questa enciclica, da questo documento e creativamente entrare in sintonia con i territori, perché la difesa del bene comune, in particolare della terra nostra madre, è la cosa più importante in questo momento storico. Il ruolo di Slow Food nel progetto di Casa Futuro quale sarà? Ma noi daremo una mano a questa comunità, a questo gruppo di contadini, di giovani che ospiterà i giovani che auspichiamo che vengano da Roma per sviluppare educazione e sensibilità ambientale, ma soprattutto per produrre con le loro mani attraverso la creazione di un orto, di un piccolo panificio, quello che è il cibo quotidiano. Perché l'insegnamento biblico, va bene, non c'è coltivazione senza custodia e non c'è custodia senza saper coltivare bene.